Benvenuti! Finalmente ci dedicheremo a costruire insieme questo giardino in bottiglia. È un contenitore molto grande, è un contenitore XL, guardatelo vicino alla mia mano. Sarà stupendo e vedremo passo passo insieme come creare un giardino in bottiglia con un kit. Una cosa semplice che possono fare tutti. La prima cosa da fare è sterilizzare il contenitore. Il contenitore va sterilizzato. Adesso vediamo insieme come fare. Utilizzate quindi un disinfettante adatto, per esempio, a sterilizzare i taglieri. E poi con molta delicatezza si inizia a sterilizzare l'interno. Una volta sterilizzato il contenitore, possiamo procedere ad allestirlo. Va sterilizzato perché così siete sicuri di eliminare delle componenti batteriche che potrebbero danneggiare il vostro terrario. Quindi attenzione a questa fase, è una fase importante. Passo numero 1. I ciottoli d'argilla. Questi servono per creare un serbatoio. Questi drenano l'acqua che rimane nella parte sottostante del terrario. È importante, così bilancia il contenuto idrico del vostro terrario e crea una fase drenante in modo tale che non ci siano ristagni d'acqua, per intenderci. Buttiamoli dentro tutti un sacchettino, questo XL ci sta. Ogni mestiere vuole i suoi strumenti. Questo magari costicchia un po' di più, l'ho preso con un vecchio kit, vi metto anche il link in descrizione del kit che ho utilizzato, però ce ne sono veramente tantissimi. Adesso che cosa facciamo? Diamo una certa pendenza, spostiamo i ciottoli nella parte retrostante del nostro terrario. Iniziamo a dare una certa pendenza. Questo oltre che a un valore estetico, in quanto così vedremo il terrario meglio, ed ha anche un valore funzionale, in quanto così l'acqua scorrerà più verso il davanti. Questa è la parte più importante. Che cos'è? Come che cos'è? Questo è carbone attivo. Aggiungiamo il carbone. Anche in questo caso tutta la bustina, il terrario è enorme. Ora che facciamo? Ci aiutiamo sempre col nostro mitico strumentino e iniziamo a stendere un pochettino il carbone. Vediamo se si vede meglio così. Eccolo qua. Stendo un po' il carbone, vedete questa parte nera, e lo distribuisco equamente all'interno dei ciottoli di argilla. Ma non ci perdete troppo tempo, comunque l'importante è che ci sia. E poi mi ricordo sempre di spostare un po' i ciottoli d'argilla nella parte retrostante del terrario. È importante questo. Bene così. E adesso è la volta del suolo, del terriccio, sperando che sia buono. Io compro tutto, non vado a saccheggiare la natura, compro qualunque cosa, ogni confezione è riciclata. Il vetro l'abbiamo già detto che è un vetro riciclato, anche il sughero. Tutto dovrebbe essere ecosostenibile, non andate a prelevare. È lo stesso discorso delle conchiglie, se prelevate le conchiglie in mare. Dai, vediamo com'è. Ah, che profumo! E piano piano, con la delicatezza che mi contraddistingue, buttiamo tutto dentro. E torna in aiuto il nostro attrezzino. A questo punto stendiamo un po' il terriccio e lo stendiamo sempre
spostandolo verso la parte retrostante del nostro terrario. Diamo una certa pendenza. Guardiamo la pendenza insieme. Vedete? C'è più terriccio in questa parte e molto meno terriccio in quest'altra, che sarà il nostro lato anteriore. Ragionateci prima di fare le cose, cioè pensate più o meno a come dovrebbe venire il vostro terrario. Io penso che metterò il muschio davanti, vabbè, però non ti anticipo nulla, lo vediamo insieme. E qui iniziamo alla grande, iniziamo con questa spettacolare fittonia. Signori miei, la fittonia è una delle piante che io adoro. Mentre parlo con voi mi rendo conto che c'è acqua che sta bagnando il mio guanto. Vuol dire che questa fittonia è stata consegnata a dovere. Dove la mettiamo? Io sarei portato a metterla sul lato destro, voi che ne dite? Come si fa? Un bel contenitore per non devastare la vostra stanza di terriccio. Si sfila, si vede? Sì. Si sfila delicatamente la fittonia con tutto il terriccio. Si fa cadere un po' il terriccio in eccesso in modo tale da non lasciare terriccio sulle foglie della fittonia. Poi il nostro strumentino, semplicemente si fa un buco, ma proprio così, nella parte dove volete piantare la vostra fittonia. Si fa un buco bello grosso, perché il terriccio è tanto, e sperando che passi la mia mano con tutta la fittonia, lo infiliamo qui. Perfetto, e iniziamo a compattare tutto il terriccio. Si è aperta, bellissima, stupenda. Allora, questi attenzione che cade tutto. Allora, sono un po' imbranato, eh? Questi attrezzini hanno una cosa importante. Questa parte qui serve per compattare il terriccio. E quindi datevi da fare a compattare un po' il terriccio ai fianchi della vostra fittonia. Ma che spettacolo, eh? La fittonia è veramente qualcosa di incredibile. Sta bene ovunque, è facile da mantenere. Pianta tipica di climi tropicali, eh? Perciò sta bene nei terrari, perché nel terrario si crea molta umidità. Procediamo con una felce, ma è bellissima questa felce, guardate qua. Se vi siete persi l'unboxing del mio kit, ve lo linko anche in questo caso, andatelo a cercare, è molto carino, vediamo insieme tutto quello che è uscito dal kit. Dove la metto? Allora, vediamo un attimo insieme come sta uscendo il nostro terrario. Ho riempito la parte destra con una fittonia che è ampia, è molto ampia, si spera che veramente copra tutta la parte. A questo punto, una specie così già altina, guardate la mia mano, si vede niente, aspetta, metto qua. Vabbè, insomma, non la metto qua, dai, e guardate la mia mano, è già una specie molto ampia, molto cresciuta, del resto il terrario XL. Questa secondo me sta bene sullo sfondo. Voi che ne dite? Ci proviamo? Ma sì, proviamoci. Stesso discorso di prima. Identico. Si sfila delicatamente la felce al vasetto. Qui abbiamo del terriccio molto umido, lasciamolo così com'è. Guardate qui l'apparato radicale, è molto sviluppato, lasciamo tutto così com'è. Siamo anche molto fortunati, devo dire che il kit è di grande qualità, eh? Con molta delicatezza prendiamo la felce,
e la inseriamo. E buona tu, la fittona voleva inserirsi anche lei. La inseriamo sul lato. Ma ragazzi, è spettacolare. Allora, iniziamo prima a compattare, ad aggiustare un po' il terriccio vicino alla felce, anche nella parte retrostante. Perfetto. E andiamoci a dare uno sguardo da vicino. 1, 2 e 3. Vedete? La felce è stata piantata. È meravigliosa, ma è incredibilmente alta questa vappotata tra poco, eh. Va bene così, quando nel kit c'è una pianta così, no? Ma voi che volete di più dalla vita? Anche in questo caso, stesso discorso. Guardate tutto compatto, guardate lo sviluppo radicale, è impressionante, bellissimo, fantastico, lasciatelo così, non lo toccate proprio. Ci facciamo un bel buco qui nel terreno e lo infiliamo. Pure lo rompo questo vetro, eh. Ci sto troppo vicino con questo aggeggino. Ovviamente, poiché davanti avete meno terriccio, ricordatevi di mettere le specie che sono più piccolette, che hanno bisogno di meno terreno. E anche in questo caso, ma che spettacolo di meraviglia! Un po' con le mani, schiacciamo un attimino il terriccio attorno. Veduta dall'alto e veduta dal basso. Ma che meraviglia! Davvero strepitoso. Vabbè, guardate qua. Adesso mettiamo il muschio. Questa è la parte più bella. Guardate che cuscinetti! Questo terrario è veramente fantastico. Però, signori miei, qui c'è bisogno di acqua. Strumentino da 1 euro e irroriamo un poco d'acqua alla parte anteriore del terrario in modo tale che possiamo anche mettere un po' di muschio. Diamo un poco di respiro anche un po' alle piantine, ma basta così. Restiamo insieme e mettiamo il muschio. Allora, asciughiamo un attimino, sennò anche perché non si vede niente. Ecco qua, fatto là. E prendiamo il muschio. Sono molto, molto, molto emozionato perché questo muschio io non lo trovo mai. Ma è un muschio spettacolare. Chiamasi muschio a cuscinetto. Guardate qui. È un cuscino spettacolare. Questo, ragazzi miei, è banale. Lo si prende e lo si mette così, schiacciando leggermente. Fine. Il muschio è messo. Tu, fittonia, devi stare qui. E così è, ed è davvero rilassante, davvero rilassante. Prendere pezzi di muschio. Iniziamo a fare tutto lo strato frontale del nostro terrario. No, vabbè. Questa è immensa. Guardate qua. Guardate che. Guardate qua. Una. Wow. Una zolla intera. Guardate qua. Vediamo se si sente. È un cuscino. E dove metto questo bambolotto? Secondo me non c'entra neanche con tutta la mano. Vediamo. Ah, ma guarda qua. Ma qua alziamo un pochettino tutto, pressiamo. Non lo so, non mi piace molto. Facciamo un'altra cosa. Facciamo un'altra cosa. Lo iniziamo a spezzettare. Ecco, adesso mi piace di più. Metto un pezzetto qui. Sì, mi piace di più. E poi quest'altro pezzo lo metto così.
Perfettissimo. Ora. Che facciamo più? Voglio riempire questo buco. Andiamo un attimo a vederlo da vicino. 3, 2, 1, volate con me. Eccoci qua. Che meraviglia. Adesso però voglio solo riempire, ce n'ho veramente tanto di muschio. Riempio, metto solo qualcosina qua per riempire e questo buco qui e basta. Poi lascio stare tutto perché altrimenti diventa troppo pieno. Un pezzettino qui. E un altro pezzettino qui. Con le dita, è una spugna. Wow! Ne avanza ancora, ma non eccedete, se no viene brutto il terrario. È spettacolare. E adesso, signori miei, vai di acqua perché il muschio ha bisogno proprio di acqua. Vi aiutate facendo colare l'acqua lungo il bordo in modo tale che pulite anche l'interno. Ce ne vuole un bel po', anche perché vedevo che è un po' secco e il muschio quando è secco inizia a perdere quel suo colore verde intenso. La cosa bella è che se poi non vi piace la disposizione, la potete sempre variare. A me piace, però vorrei aggiungere qualche ciottolo, qualche sassolino, che vi dico la verità, ora non ho, però lo farò, anche perché devo vedere prima come regge tutto. Poi questo muschio si può sempre spostare. Diamoci una pulitina finale. Che non guasta mai. Il tappo, signori, ci siamo, ma che meraviglia, è spettacolare davvero. Ora, la cosa importante ho lasciato spazio qua dietro. Ah, questa non ve l'ho detta. Ho lasciato spazio per dare la possibilità alle piante di crescere perché davanti c'è il muschio. Quindi si svilupperanno tutte quante verso dietro e creeranno, almeno nella mia idea, poi non so cosa succederà, tutta una base dietro, un background. Cosa fa funzionare il terrario? Il terrario funziona se c'è luce, almeno 8 ore di luce al giorno e poi va irrorato d'acqua quando vi rendete conto che questo strato qui risulta asciutto. Adesso ci sono, adesso è ben bagnato, vediamolo insieme. Vedete? Vediamo un poco, ecco qui si vede bene. Guardate qui, acqua e parte bagnata, è bel bagnato e l'abbiamo aggiunta adesso l'acqua, vedete goccioline. Quando questo strato è asciutto, allora dovete necessariamente aggiungere acqua. Se vedete che è pieno d'acqua, che l'acqua ristagna, aprite il coperchio e lasciate il terrario aperto per qualche ora. Vi piace? Se vi piace iscrivetevi al mio canale che ce ne facciamo tantissimi altri insieme, ma stanno arrivando delle cose belle. Ciao a tutti!